un conflitto, un ipotetico conflitto tra la nostra razza e la razza, chiamiamola pure di alieni, che ci viene in qualche modo a sfruttare perché utilizza il nostro materiale biogenetico, da quanto sembra, bene, questa ipotesi di un conflitto secondo me non esiste. Non esiste per il semplice fatto che loro sono talmente superiori tecnologicamente e noi siamo purtroppo talmente inconsci del fatto della loro superiorità che non c'è nessun bisogno di conquistarci, perché questa gente, se le statistiche sono vere, ci hanno già conquistato da tanti anni. Nell'ex Unione Sovietica gli incontri con gli UFO da parte di piloti militari costituiscono una casistica che è stata studiata dalla dottoressa Marina Popovic, pilota di grande esperienza, che ha raccolto le testimonianze dei suoi colleghi sugli avvistamenti di UFO. Ho ricevuto centinaia di lettere dai nostri piloti per un totale di circa 4.000 avvistamenti. Una di esse mi è giunta da uno dei nostri collaudatori, Yatiking, che ho incontrato. Stava volando su un intercettore MiG-19 quando fece uno strano incontro. Raggiunta l'altitudine di 15.000 piedi, ebbe l'impressione che il velivolo fosse entrato in collisione con qualcosa e perdesse quota. Il MiG-19 è un jet molto robusto. Il pilota cercò di riguadagnare quota, ma venne nuovamente spinto verso il basso. Provò di nuovo e vide un bagliore color argento provenire da questo grande oggetto. Allora capì che si trattava di un UFO. Quindi invertì la rotta e si preparò all'atterraggio. Dopo questo incontro rimase molto scosso. Nel corso degli anni sono stati registrati diversi casi di possibile ostilità fra UFO e forze aeronautiche terrestri, ma non sono stati resi noti al grande pubblico. Riferiamoci ad avvenimenti recenti nell'isola caraibica di Porto Rico, il cosiddetto 51esimo stato degli Stati Uniti, praticamente una colonia senza diritto di voto. Questa vicenda è stata seguita dal giornalista Jorge Martin. There have been many incidents. Sono accaduti diversi incidenti UFO proprio sulle zone abitate di Porto Rico, sotto gli occhi della popolazione. La gente ha raccontato di aver visto allo stesso tempo UFO e velivoli militari come i ricognitori radar AWACS o caccia del tipo F-14 Tomcat ed altri mezzi della Guardia Nazionale portoricana a loro inseguimento. Si è trattato di veri incidenti. La gente ha raccontato di aver assistito ad alcuni scontri fra gli UFO e i caccia, il tutto sotto il controllo di personale militare. Nella notte del 28 dicembre 1988 alle 19.35, alcuni residenti di Cabo Rojo, che si trova nella parte meridionale dell'isola, affermano di aver visto una luce blu, come si vede qui nel disegno, volare sopra le montagne della Sierra Bermeja, una zona circoscritta, dove si è registrata la maggior parte degli avvistamenti sull'isola di Porto Rico. Questo oggetto poi ha cambiato colore, diventando una enorme palla di fuoco giallastro, e tutti i testimoni hanno constatato che essa faceva parte, in realtà, di un oggetto di forma triangolare molto grande, e questa luce, che proveniva dalla parte inferiore, era semicircolare, una specie di sfera di luce gialla molto brillante. Due jet stavano tentando di intercettarlo e in tre momenti diversi l'oggetto ha cambiato traiettoria e direzione. In un altro caso l'oggetto si è quasi fermato in volo e uno dei caccia, praticamente, si è trovato in rotta di collisione con la parte posteriore dell'oggetto. La gente ha cominciato ad urlare perché pensava che ci sarebbe stato un incidente, un'esplosione o qualcosa di terribile, ma invece il caccia è improvvisamente sparito e scomparso mentre si trovava lì vicino all'UFO. L'altro caccia ha continuato a volare a fianco all'UFO, alla sua destra, e poi improvvisamente anche questo è sparito. L'UFO poi è tornato indietro ed ha sorvolato la zona del lago Saman, un piccolo specchio d'acqua circondato da molte palme. E proprio sopra questi alberi, ad un'altitudine di circa 30 metri, l'enorme triangolo volante si è diviso in due oggetti separati, con un'esplosione luminosa ed assolutamente silenziosa. Una delle sezioni si è diretta a grandissima velocità verso nord, l'altra verso est, e poi entrambe sono scomparse.
Molti testimoni raccontano che c'era un altro caccia che controllava la situazione da lontano. Ma quando il pilota si è reso conto di cosa stava accadendo, è fuggito e tre piccole luci rosse provenienti dall'UFO sono partite al suo inseguimento. Poi sono sparite verso nord. Nessuno sa cosa sia accaduto a questo caccia. L'incidente è accaduto realmente ed è molto importante. Più di 100 persone hanno fornito la stessa descrizione. Hanno disegnato gli oggetti in modo identico e tutti i particolari coincidono. Nella nostra inchiesta siamo riusciti ad ottenere altre informazioni. Ad esempio che i caccia avvistati dovevano appartenere alla Marina statunitense, perché quel giorno la Guardia Nazionale portoricana non aveva aerei in volo, né erano in programma esercitazioni nella zona, mentre quella notte la base navale aerea di Roosevelt a Ceiba, un'importante base americana nei Caraibi, era impegnata in esercitazioni. Gli americani lo hanno continuato a negare, ma l'ente federale dell'aviazione di San Juan ci ha confermato che Roosevelt aveva delle esercitazioni in corso. Un simile oggetto volante triangolare fu segnalato dai radar di terra e filmato sul cielo del Belgio nel marzo del 90. Due caccia F-16 cercarono inutilmente di intercettarlo. L'UFO passava da 360 km orari a 1500 km circa in appena 3 secondi. As a matter of fact, in effetti, in particolare nella zona sud dell'isola di Porto Rico, si sono ripetutamente verificati incidenti. Si tratta di una zona densamente popolata e, vista la situazione, la polizia, la difesa civile e altre autorità hanno messo in atto un intenso programma di disinformazione, cercando di ridicolizzare e discreditare tutte le testimonianze di avvistamento. Fortunatamente, dopo l'inizio di questa campagna, gestita soprattutto dall'ente portoricano per la difesa civile, che è una delle nostre fonti di informazione, abbiamo ottenuto una lettera del direttore dell'ente, il colonnello José A.M. Noia, in cui si afferma chiaramente che la situazione è reale, che la stanno tenendo sotto controllo e che sono in corso indagini per accertare ciò che sta accadendo. A loro avviso, questi incidenti relativi agli UFO e anche agli USO, cioè gli oggetti sommersi non identificati, che si immergono ed emergono dalla superficie del mare, abbiamo in merito numerose testimonianze oculari, non rappresentano una minaccia per la sicurezza della gente e per il territorio di Porto Rico. È ovvio che una cosa che non esiste non può rappresentare una minaccia per nessuno. In questa lettera, Noia conferma inoltre il coinvolgimento segreto nelle indagini di alcune agenzie portoricane, come apparati militari o il radio osservatorio di Arecibo, che per anni avevano negato qualsiasi implicazione con le questioni relative agli UFO, mentre invece qui c'è la prova del loro coinvolgimento effettivo. Quanto Noia dichiara è estremamente importante, perché egli è l'ufficiale di contatto fra la Guardia Nazionale portoricana e la DIA statunitense. È il loro uomo a Porto Rico e la DIA, la Defense Intelligence Agency, è come la CIA per i militari. Quindi Noia parla con cognizione di causa. La mattina del 14 maggio 1988, un giovane portoricano, Amaury Rivera, fotografò un enorme disco volante inseguito e circondato da due intercettori. Ma quello che rende queste straordinarie fotografie ancora più interessanti sono le affermazioni di Rivera, che asserisce di essere entrato in contatto con l'equipaggio di questo UFO. Dovevo fotografare un gruppo musicale che si esibiva in un nightclub. Mia cugina mi aveva prestato la sua macchina fotografica, che era carica. Mentre tornavo a casa, mi sono imbattuto in due piccoli esseri, che per quanto strani, non mi sono sembrati uomini spaziali. Mi hanno preso e mi hanno condotto in un luogo dove c'erano altri esseri umani, oltre a me, che penso fossero di Porto Rico. È entrato in scena un altro essere che ha affermato di venire da un altro pianeta.
Era vestito di nero, aveva la pelle scura, ma non era negro. Aveva capelli neri lunghi fino alle spalle e si rivolse a noi verbalmente, non telepaticamente. Egli ci ha mostrato varie proiezioni, molto realistiche. Ci ha parlato di una serie di cose che a me sembravano del tutto incredibili. La prima proiezione, o ologramma che ricordo, riguardava una specie di breve viaggio nello spazio fino al pianeta da cui proveniva, da cui diceva di venire. Vedemmo la sua gente, le case. Il secondo mostrava una meteora o un meteorite che dovrebbe cadere sulla Terra nel prossimo futuro, causando un'immane distruzione su tutto il pianeta. Secondo lui dovrebbe cadere in prossimità di Porto Rico e di altre isole nel mare dei Caraibi. L'ultimo ologramma illustrava un futuro per la Terra in cui ci sarebbe stato un solo governo, collocato su una specie di isola artificiale, in un mare scuro ed inquinato. Alla fine quest'uomo mi riportò alla mia automobile, che però si trovava in un luogo diverso da quello in cui mi avevano prelevato. Apparentemente avevano trasportato sia me che l'automobile. In quel momento vidi degli aerei in cielo. Presi la macchina fotografica di mia cugina e scattai le foto. Al momento ho deciso di renderne pubbliche 4. Sembrava che i jet stessero sorvegliando l'area. Sono riuscito a riprendere solo un aereo nelle foto, ma in realtà gli aerei erano 3. Oppure nella prima foto ne ho preso uno, mentre nelle altre compaiono anche il secondo ed il terzo, perché volavano ad una certa distanza e andavano a virare molto lontano. Quindi, mentre un caccia tornava indietro, l'altro effettuava la virata dall'altra parte. Così ce n'era sempre uno vicino all'oggetto. Il caso di Amaury è rilevante perché include un rapimento effettuato da alieni. Uno di essi era di sembianze umane. Gli altri due, quelli piccoli, gli spiegarono che erano degli androidi organici genetici o biologici che potevano rimanere solo per brevi periodi nella nostra atmosfera, altrimenti mettevano a rischio la loro esistenza. Questo è quanto Amaury ha appreso dall'alieno, dall'aspetto umano, che ha incontrato sulla nave. È un caso molto importante, anche per le prove che Rivera ha fornito della sua esperienza. Quando lo lasciarono andare, aveva una macchina fotografica e quindi riuscì a scattare delle fotografie sia dell'oggetto su cui era stato portato, che aveva la forma di un disco volante, che di alcuni caccia degli Stati Uniti, degli F-14. In quasi tutti gli episodi avvenuti su quest'isola ci sono sempre degli F-14 coinvolti, in fase di intercettazione, di disturbo e di inseguimento di UFO in volo su Porto Rico. È riuscito a riprenderli insieme e quindi ci sembra ovvio che il governo ci ha mentito per anni. Le foto lo provano. In effetti le foto mostrano un UFO e alcuni caccia che se ne occupano, nonostante per anni il governo abbia continuato a negare qualsiasi coinvolgimento. Il caso Rivera è suffragato dalla testimonianza di altre persone che sembra siano state contattate dagli stessi alieni che avevano portato via anche Rivera, ma rispetto al suo rapimento si tratta di eventi totalmente separati. C'è quindi un essere di aspetto umano che sta contattando persone in tutta la zona sud-occidentale di Porto Rico, in particolare alcuni residenti della cittadina di Jauco. Ad esempio un pescatore, Andres Maldonado, che ho messo in contatto con Rivera, perché mi ha raccontato molte cose che nessuno poteva conoscere tranne Rivera e me. Io ero l'unico ad essere a conoscenza del nome dell'alieno e di altri dettagli che Rivera usava per vedere se anche altre persone erano entrate in contatto con quell'essere nella stessa notte del suo rapimento. E infatti nello scafo alieno c'erano una quarantina di persone oltre a lui. Quando Maldonado mi ha fornito informazioni che non poteva sapere perché non era coinvolto nel caso di Rivera, li ho fatti incontrare. Sembra che altre 3 persone siano state contattate dallo stesso alieno.
Quindi stanno entrando in contatto con un numero crescente di persone, in preparazione di qualcosa. Tutto questo è molto importante, perché avvalora anche il caso Rivera. Fra il 1988 e il 1992 sono riuscito ad individuare 7 di queste persone, perché ho partecipato a vari spettacoli televisivi. Sono stati pubblicati articoli in cui ho chiesto se qualcuno ricordava di essere stato coinvolto in avvenimenti simili in quel periodo dell'anno, pregandoli di mettersi in contatto con me. Sono stato contattato da un centinaio di persone, delle quali però solo 7 hanno realmente vissuto quell'esperienza. Devo vederne altre 7. Forse non le troverò mai, o forse vedranno questo programma. Ho incontrato Amaury Rivera grazie a Jorge Martin, che me lo ha presentato poco dopo il mio arrivo a Porto Rico con un team di ricercatori messicani. L'ho trovato inizialmente molto riluttante a descrivere il suo caso, perché solo al pensiero aveva ancora paura. Ci è voluto parecchio tempo prima di riuscire a creare un'atmosfera in cui si sentisse a suo agio. Ogni volta che ne parlava era terrorizzato, diventava pallido, debole, era impaurito. Ma oggi ha rievocato tutti i particolari in modo così dettagliato da riuscire ad affrontare la sua esperienza senza traumi. Abbiamo constatato come sia in grado di controllare le sue emozioni e descrivere il contatto in modo approfondito. Abbiamo inoltrato le foto scattate da Amaury Rivera ad un laboratorio di Scottsdale, consulente NASA, dove sono state analizzate al computer, utilizzando attrezzature all'avanguardia. Si è riscontrato che sia l'oggetto discoidale, sia l'aereo, si trovano ad una distanza considerevole dall'obiettivo, tra i 5 e gli 8 chilometri. Abbiamo scoperto che il caccia era in movimento, mentre lo scafo circolare si muoveva più lentamente, o che persino fosse stazionario. Le condizioni ambientali e di luce erano giuste. Abbiamo escluso la possibilità che si trattasse di un montaggio, di riflessi, di modellini, o che fosse stata praticata qualsiasi altra forma di manipolazione tecnica. La nostra conclusione è che si tratta di fotografie vere che corrispondono esattamente alle descrizioni rese dal testimone. Poco tempo dopo l'incidente, 3 uomini vennero a casa mia a Porto Rico, mentre il quarto aspettava fuori in macchina. Dissero di essere della CIA e mi diedero 2 fogli di carta, ma io ero così spaventato che non riuscivo neanche a leggerli. Mi ricordo solo di aver letto CIA, ovvero la sigla dei servizi segreti statunitensi. Mi dissero che avrei fatto meglio a consegnargli le fotografie e i negativi, ma non specificarono quali fotografie e quali negativi. Io risposi che non sapevo di cosa stessero parlando. Mi dissero che in questo modo sarebbe stato più facile, perché avevano un mandato di perquisizione, e io gli risposi di accomodarsi, che non c'era nessun problema, ma non riuscirono a trovare nulla, perché le avevo nascoste molto bene. I risultati sono i seguenti. I fatti di Porto Rico sono accaduti realmente e sussistono elementi che li accomunano. La maggior parte delle persone coinvolte è di sesso femminile, direi con una proporzione di 5 a 1, non che questo sia un titolo di merito per loro. Quasi tutti i rapimenti vengono effettuati da alieni piccoli e con grandi teste, i grigi o reticuliani, come vengono definiti oggi. And the pattern
È un modello che si presenta anche in episodi accaduti negli Stati Uniti ed altrove, che questi alieni sembrano seguire secondo programmi genetici, mostrano uno spiccato interesse alla nostra genetica e al nostro sistema riproduttivo. Ma senza escludere lo sviluppo spirituale degli uomini. Da ormai 10 anni lo statunitense Pat Marcatilio è fra gli studiosi maggiormente impegnati nelle indagini sui cosiddetti rapimenti alieni. Una abduction, un rapimento, è un'esperienza che le persone vivono come un sogno reale, in cui sono terrorizzate, muoiono letteralmente di paura, di un qualcosa che interagisce con loro, a volte per strada o in macchina o mentre camminano, un qualcosa di cui hanno un terrore estremo. L'esperienza in questione, con questa sensazione di essere come una preda, ricorre la sera, quando sono a letto, o durante il giorno, mentre camminano per la strada, poi al mattino, quando si svegliano, rivivono questo incubo che ha quasi il potere di scioccarli. Non sanno a chi rivolgersi, con chi parlarne, e quindi, nella maggior parte dei casi, si tengono tutto dentro, iniziando così a rovinarsi la salute. Ci sono persone che per 20 anni non ne hanno parlato con nessuno, per il timore di essere ridicolizzati e di essere considerati pazzi a causa dell'incredibile esperienza vissuta. La signora Maria Rosario di Porto Rico è stata oggetto di questi contatti alieni. Voglio subito dire che quello che mi è accaduto è molto importante ed è estremamente reale. Non è molto differente da ciò che sta accadendo a molte altre donne, almeno sull'isola di Porto Rico. Voglio sottolineare che questo è importante perché le nostre vite cambieranno. È tutto assolutamente vero, perché puoi parlare con loro, puoi toccarli e puoi sentire tutto quanto nel profondo del tuo io. Nel mio caso, ero sdraiata sul letto ed era molto presto. Erano le 10 e mezzo di sera. Stavo guardando la televisione ed ho sentito un rumore molto forte. Non sapevo da dove provenisse. Ed improvvisamente, nella mia stanza, sono apparse 2 piccole creature. Io ero paralizzata ed avevo perso conoscenza. Quando aprii gli occhi, mi trovavo in un luogo dove stavano esaminando il mio corpo. Mi dissero che ero in ottime condizioni, che il mio fisico era perfetto. E quindi mi hanno fatto una visita ginecologica ed hanno estratto qualcosa dalla mia ovaia sinistra. Direi che questo è ciò che accade la prima volta. La seconda volta si presentarono nello stesso modo e con la stessa procedura. Io persi nuovamente conoscenza e quando aprii gli occhi mi trovavo in un posto, direi, simile a Capo Rocco. Mi portarono in un luogo sulle montagne di Porto Rico e mi mostrarono una bambina abbastanza grande. Quando vidi quella bambina non ci potevo credere.
Perché ero io. Quella bambina ero io. E gli dissi: ma cos'è? È impossibile. Come avete fatto? È impossibile. Quella sono io. Quella bambina sono io. Lei crede che gli alieni siano riusciti a clonarla grazie al suo materiale genetico? Sì, dal mio materiale genetico. Perché quella bambina ero io. Ed è così che mi sento. È in questo modo che sento quella bambina. Quella bambina ero io. Le hanno detto perché avevano creato questo clone? Perché? Credo perché volessero impiantare qualche forma di vita nel nostro pianeta. Perché, secondo lei, stanno facendo questo? Adesso non riesco a spiegarlo chiaramente. Ci sono delle informazioni che non riesco a ricordare. Ci sono altre informazioni che per il momento non posso rivelare. Ma credo che questo tipo di vita verrà molto presto impiantato sul nostro pianeta. Non so quanto presto, ma molto presto. Ci sono casi in cui le vittime hanno riferito di aver subito l'impianto dal naso di piccoli oggetti sferici. Alcuni di questi impianti sono stati rimossi dall'equipe di Darrell Sims. Mentre psichiatri come John Mack studiano la psicologia dei soggetti, in altri casi analizzati da Pat Marcatilio, la rimozione chirurgica non è stata possibile in quanto il corpo estraneo, del diametro di 3 mm, era stato collocato nel cranio tramite i seni nasali. Sono delle prove che confermano gli avvenuti contatti?